Buongiornissimo amici del fotovoltaico, oggi è giornata decente, in questi giorni abbiamo prodotto tanto, per fortuna 2 giorni decenti dopo 5 giorni assurdi. Quanto abbiamo prodotto? Vediamo sull'app, analisi del mese. Adesso siamo a 2,52 kW, insomma stiamo caricando anche un po' di roba. Vedete, 3 giorni eccezionali, tra cui abbiamo raggiunto il record dell'anno, 26 kWh. Qual è l'occasione di questo video? L'occasione di questo video, veniamo al punto fondamentale, è l'automazione. Vi avevo spiegato che avevo inserito un termoarredo per poter ciucciare l'energia di più e adesso ne abbiamo, perché abbiamo 6 kW teorici di pannelli. Non è stato un investimento sbagliato, è semplicemente un investimento che va poi portato nella giusta direzione. Essendo un off-grid, dobbiamo riuscire a consumare tutto quello che possiamo nel momento in cui viene prodotto o eventualmente con la batteria. Invece, se fosse on-grid, lo darei in rete, ma comunque in rete, ragazzi cari, ve la pagano 10 centesimi e ve la fanno pagare a meno 30, cosa che trovo assurdo perché loro ti dicono, ma ci sono le spese fisse, una cosa e l'altra, ma scusa, ma io ti sto dando dell'energia che tu probabilmente, lo produco qua. Tu non è che la distribuisci a Lecce, a qualcuno della Sicilia o a qualcuno della Calabria, la distribuisci ai miei vicini. E quindi tu praticamente non spendi le spese per quell'energia che sto dando ai miei vicini. Lasciamo perdere. Comunque non è tanto giusto questa cosa. Magari in futuro le vere comunità energetiche saranno qua. Perché vi dico questo? Perché ieri siamo andati a Milano, quindi non avevamo la macchina in carica, ovviamente, perché la stavamo utilizzando. Nel frattempo avevamo un surplus di energia e questo surplus di energia l'abbiamo buttato via. In realtà l'abbiamo anche utilizzato perché col sistema termoarredo e col sistema stufetta, pur non arrivando al massimo della produzione, perché ieri siamo arrivati a 5 kW e la macchina era staccata. Lui stava caricando la batteria che era quasi carica. La stufetta stava andando, il termoarredo stava andando altri 3000 watt, perché più o meno il termoarredo sono 700, 800 e la stufetta 2000, e alla fine siamo riusciti comunque a sfruttarne un po' di più. È chiaro che non è preziosa come quella che metto nella macchina elettrica, però stavamo scaldando a casa. Mettiamo che sia un mezzo metro cubo di metano al giorno, è comunque roba in più, roba virgolette gratis, anche se io ho fatto l'investimento, solita cosa. Però qual è il problema? Che devo essere io a dire ok, adesso è il momento, attacco la stufetta, ok, adesso è il momento, sia con l'app, non è che vado fisicamente, perché ho una presa smart, ho tante prese smart, si può fare. Però se fosse in automatico sarebbe tutta un'altra discorso. Infatti voi nei commenti me l'avete detto molte volte, prendi un Raspberry e probabilmente il sistema può funzionare. Cos'è un Raspberry? Un Raspberry è quella cosa lì che adesso poi vi faccio vedere. Effettivamente il sistema funziona. Chi mi ha consigliato di fare questa cosa? Il nostro santo patrono, cioè Salvo del nostro amico Sole. Un giorno mi ha telefonato e mi fa: Marco, perché cosa ne pensi se fai tutta la cosa in automatico? E dai, chissà quanto ci vuole, sarà un casino bestiale. No, basta che prendi appunto un Raspberry e poi ti dico io dove scaricare l'app, la sto sviluppando in collaborazione con il mio amico Sante, che è un altro tecnico, questo però è, Sante è un programmatore, e magari puoi fare qualcosa in più, poi magari lo proponi sul canale e vediamo se può essere interessante anche per altri. Allora ho detto assolutamente sì, quindi cosa ho fatto? Ho preso il Raspberry, lo comprate su Amazon, è una specie di mini computer, che è questo. Ovviamente io l'ho appoggiato qua, poi ci sarà l'occasione di metterlo in un case, quello che vuole, però per ora sta funzionando. L'ho installato giovedì, oggi è domenica, quindi siamo ancora all'inizio. È collegato via cavo micro USB, quindi quello vecchio, non l'USB-C, all'inverter Voltronic. Dall'altra parte c'è l'alimentazione che è un 3A, quindi dovete trovare un alimentatore un po' decente, perché questo comunque è un microcomputer, però funziona, e dentro c'è una scheda SD, una micro SD. Qual è l'operazione da fare? Allora, si prende il Raspberry. Si prende una scheda SD, si flasha, perché Sante quando fate la registrazione, quando comprate l'app, vi dà questa file di immagine e voi tramite un programma che si chiama Balena Flasher, ci sono vari flasher, questo si chiama Balena, vabbè, lo installate, lui ti riconosce, prendete l'immagine, la mettete nella scheda SD, poi la scheda SD la mettete dentro nel Raspberry, però è ancora all'inizio. Lo collegate al PC e il PC riconosce, deve riconoscere tramite, e questo dovete entrare dentro tramite il router di casa, quindi dovete essere capaci, si tratta di scrivere sulla tastiera nell'indirizzo 192.168, di solito è .1.1, eccetera, entrate dentro l'amministratore, andate a prendere appunto l'indirizzo IP del Raspberry e poi l'indirizzo Mac. Viene tutto spiegato in vari video di Salvo, andate a vedere sul suo canale, eventualmente se volete possiamo fare un video insieme con tutti i passi, preferirei di no perché dovrei reinstallare tutto e io ci ho messo 3 ore. Perché ci ho messo 3 ore? Perché poi una volta che viene configurato, sempre tramite l'app,
perché poi dovete mettere dentro i dati nell'app e installato sull'impianto, quindi collegato fisicamente all'inverter, non mi funzionava il cavetto micro USB, perché sono cavetti vecchi. Avevo visto che deve essere un cavo dati. L'avevo preso cavo dati, però non funzionava bene l'innesto e quindi stavo smanettando inutilmente. Poi ho chiamato Sant, abbiamo fatto un po' di verifiche e ho trovato il cavetto giusto. È fondamentale avere comunque un minimo di feedback e nell'applicazione voi potete entrare, tra le informazioni c'è proprio l'assistenza e mandate un messaggio WhatsApp a Sant, quindi problemi non ce ne sono in caso di problematica. Se sapete fare le cose da solo meglio, se no comunque vi danno una mano. Va bene, allora. Ho collegato tutto e alla fine mi ritrovo un'app che mi consente di monitorare, ed è questa la cosa vantaggiosa, tutto e creare delle scene. Questa è la cosa che fa la differenza. L'app si chiama Smart Battery, la vedete qua. Mi fa vedere adesso il mio impianto, sto producendo 1,80 kW, ne sto consumando 2,17 perché c'è la macchina elettrica attaccata e la batteria sta scaricando 492 W. Tra l'altro, una cosa che non c'è nelle altre app, o meglio nell'app originale, che è quella, la Smart ESS, oppure anche la Smart Solar Power, che sono comunque affiliate al Voltronic, fa vedere il consumo della rete. Cosa che vi ricordate, io ho dovuto per avere questo dato mettere uno smart meter, che va benissimo perché il mio smart meter fa anche da switch, quindi avete visto che in molte applicazioni io lo spegnevo per togliere la rete dall'Enel direttamente tramite cellulare. Però è una cosa in più. Mi dice tutto, batteria com'è, eccetera. Non mi dice il SOC, semplicemente perché io non ho collegato il cavo dell'inverter alla batteria della Pilot, perché le collegate in user, sapete. Quindi sono parametri che lui stima tramite la tensione della batteria, ma va benissimo. In futuro, comunque, da quello che ho capito, Sante dovrebbe fare un sistema che consente di fare questa cosa direttamente collegando il cavo di rete, virgolette, Pilot, al Raspberry, credo di aver capito così, vedremo. Comunque è un'app che è in continua evoluzione, lui sta continuando a fare modifiche, quindi più si va avanti più sicuramente si affina, quindi sicuramente è una cosa positiva perché ci saranno tantissimi miglioramenti in futuro. Per ora comunque come va? Va bene, soprattutto perché mi ha consentito di utilizzare, ed è questo il primo esempio, una scena, la cosiddetta scena termoarredo. Come ho pensato di farlo? Ci sono vari sistemi nelle scene. Per esempio, aggiunta scena. Io posso creare una scena che si chiama, non so, stufetta. Allora, sull'inverter Voltronic. Allora, la prima condizione è che, per esempio, posso scegliere produzione fotovoltaica, assorbimento carica abitazione, percentuale batteria o tensione batteria. Allora, da quello che ho visto, quelle che servono a me sono quelle che considerano la tensione della batteria. Perché la batteria mi dice esattamente come sta lavorando l'impianto, con un solo parametro. Esattamente no, però con molta precisione. Ad esempio, adesso la batteria è 49,1. Ricordate che le mie batterie sono da 15 elementi. Voi, se ne usate quelle da 16 più diffuse, dovete aumentare circa 3 volte. 49,1 significa che la batteria si è scaricata, non è carichissima, è circa metà, e infatti vedete che ci sono 4 palline su 6, e che il fotovoltaico non è sufficiente per poterla ricaricare, quindi portarla su un po' di più. Perché se per esempio adesso stacco la macchina elettrica, la batteria nel giro di, adesso ne sto facendo 1800 W, nel giro di 5 minuti va subito oltre 50. E infatti io dico, guarda, se la batteria, se la io dico, se la tensione della batteria è superiore a, e quello che ho visto c'è anche un range volendo, però normalmente è superiore a 50 virgola 2 volt, che mi dice sto caricando oppure sono già carica. E ricordate che se non ci sono cariche del fotovoltaico, la batteria è circa intorno ai 50 volt, quindi 52 significa che c'è margine del solare. Avete capito questa cosa? Se la tensione alla sera, alle 6 di sera, quando non c'è più sole, la batteria è al massimo a 50 volt. Se io la carico appena appena va oltre 50, quindi 50,2 è c'è solare e c'è un minimo. Allora lui cosa fa? Attiva, vedete, se la stufa, allora, la scena stufetta, il Voltronic, quando la tensione è superiore, attiva, posso aggiungere altre condizioni, per esempio potrei dire, aggiungi la condizione che però il fotovoltaico deve fare almeno 2000 watt, almeno 2500 watt. Mettiamo anche questo, cioè che comunque io dico,
Già che ci sei, però devi avere margine sul solare, anche se in realtà la tensione della batteria già un po' me lo comunica, però voglio essere sicuro. Allora, tu fai, l'azione è, attiva lo stato del relè, in questo caso purtroppo ho solo un relè, che è quello del termoarredo, facciamo finta che sia quello del termoarredo e che sia in realtà la stufetta, lo metti in attivazione e salvo. Lui cosa farà? Creo questa scena, adesso non la creo, però se no faccio casino. Quando vede che la batteria è oltre 50,2 volt, quindi è virgolette carica, c'è margine e il solare è meno 2500, attiva la stufetta. Facilissimo. Allora, adesso non lo creo. In realtà vi faccio vedere quello che ho creato del termoarredo, che è molto semplice, che è uguale. L'azionamento del termoarredo è quando la tensione della batteria è superiore a 50,4, quindi ancora un pochino di più, allora mi attiva che il relè del termoarredo è acceso. Facilissimo. Infatti, se vedete poi nella home sotto c'è la funzione termoarredo, che adesso è disattivato perché? Perché giustamente adesso la batteria è 49,1, io volevo 54. Volendo potrei comunque attivare, forzare questa cosa entrando nella scena termoarredo. Vedete, c'è il pulsantino di attiva e disattiva. Io se volessi collegare adesso il termoarredo in automatico, poi vi farò vedere dal vivo, devo attivare e disattivare questa cosa. Però io la lascio attivo perché effettivamente adesso non ha nessun senso di attivare il termoarredo, cioè ho già poco margine. Sto scaricando la batteria a 2 A, quindi pochino la sto limando, perché buttarla via nel termoarredo, che è un'energia virgolette povera. Meglio metterla dentro nella macchina, che è un'energia ricca, cioè che mi dà tanto vantaggio a livello economico. L'energia termica la butto via quando ne ho di più, questo è fondamentale. Il sistema me lo consente e va. E questo è solo l'inizio, sono i primi 3 giorni che la sto usando, sono sicuro che ci saranno migliaia di applicazioni. Cosa ho dovuto comprare quindi? Il Raspberry, 80 euro, la app, che a me ovviamente viene data in prova, però costa intorno, mi sembra di capire che costa 59 euro, 60 euro, una cosa del genere. Secondo me li vale tutti. Se posso dare un suggerimento, e poi scrivetemelo nei commenti, magari potrebbe essere una cosa del tipo: la do in prova per un mese, per 2 settimane, gratuitamente, e poi uno vede se comprarla o meno. Mi sembra che adesso sia a scatola chiusa. Vale la pena, ve lo dico sicuramente. Non lo dico perché sono affiliato, semplicemente loro me l'hanno data in prova, però vedo che fa quello che assolutamente deve fare, che il sistema è l'unico sistema per farlo in maniera semplice, o comunque relativamente semplice ed economico. Quindi sarebbe un 150 euro, diciamo 150 euro compresa la schedina SD, che spendete per fare questa cosa qua. Però avete un margine, avete la possibilità di utilizzare una app che effettivamente fa veramente tantissime cose, con sviluppi futuri enormi. Ho preso poi una presa della Shelly, perché per ora lavoro con la Shelly, potrebbe lavorare anche con le altre prese che ho in casa, però deve configurare Sante questa cosa. Per ora, quindi, ho comprato proprio una presa della Shelly da 2500 watt massimo, che col termoarredo è perfetto. Poi vi farò vedere il video. Questa cosa può essere fatta anche volendo con la macchina. L'unica cosa con la macchina è che la presa della Shelly arriva al massimo a 2500 watt, almeno quella che ho trovato io. Non so se ce n'è una da 3000 watt, 3500 watt, che sarebbe il teorico che potrebbe raggiungere il caricabatterie domestico. Sicuramente ci sarà, o eventualmente poi, quando ci saranno altre prese di altre marche disponibili, utilizzeremo quelle. La macchina vale la stessa cosa. Elisa prende la macchina, la collega a 14 A, a 12 A, mettiamo che sia 12. Ho preso un'altra presa della Shelly e proveremo così, quindi non so se lo utilizzerò con la stufetta o con la macchina elettrica, saranno due logiche differenti. Se ho margine con il solare così tanto, a meno 2000 watt, quindi la batteria carica eccetera eccetera, allora potrò utilizzare la stufetta, oppure potrei metterlo in serie con la presa Schuco del caricabatterie domestico e dire: Elisa, tu attacca comunque, adesso cosa facciamo noi? Lei mi chiede, che ne dice, attacco, non attacco? È una cosa manuale. In questo caso potrei dire: Elisa, attacca comunque, fossero anche le 8 del mattino. Quando poi la app Smart Battery vede che ci sono le condizioni, batteria carica, solare abbondante, allora sarà lui ad attivare la macchina elettrica. Poi c'è da vedere se effettivamente funziona così, vedremo. Perché non vorrei che staccando, attaccando, poi bisogna confermare sulla app, ma non credo. Vediamo poi dopo. Quindi si aprono una serie di scenari enormi, bellissimi, per fare tutto in automatico. Quindi una vera evoluzione dell'impianto, e magari ci sarà la possibilità appunto di vedere anche il SOC della Plylontech. Mi hanno promesso appunto che sarà possibile, collegandolo, a vedere la percentuale reale. E questo darà la possibilità di avere altri parametri. Per quanto comunque, secondo me,
attualmente il parametro della tensione della batteria già fa quasi tutto, già con quello siamo molto precisi, però avete visto, eventualmente possiamo aggiungere anche altre cose, fantastico. Per la macchina, dicevamo, sarà un pochino più complicato, perché allora la logica potrebbe essere la stessa: se io attacco la macchina a 12 ampere e lui vede che non ha margine sul solare, basterebbe metterlo in serie al carichino domestico, lo stacca e poi lo riattacca. Ah, la domanda però è vero, ma se stacco e riattacco funziona? Andiamo a vedere un secondo. Allora, adesso sto caricando a 1,88 kW. Però, e la macchina è qua dentro. Però vediamo se funziona. Se io stacco e riattacco, adesso sono solo a 6 ampere, se io stacco e riattacco, lui riparte? Secondo me no. Vediamo, io stacco. Vedete, il relè è partito. Avete sentito il relè? La macchina non funziona più. Ok, è spenta. Se io lo riattacco, quindi questo è una cosa che vogliamo dire, ma poi lui funziona? Mi sa di no. Allora, simuliamo l'utilizzo del relè. Ah sì, funziona. Ah sì, è ripartita. Tra l'altro è una domanda, appunto, ripeto, che un utente del canale aveva scritto nei commenti: è possibile fare questa cosa? Eccola, prova, provata. Allora, questo è un momento molto interessante. Ho appena tolto la macchina elettrica, sto producendo la fotovoltaica con 2,71 kW, che sono tanti, quindi la batteria, vedete, è arrivata a 50,6. Fra poco si dovrebbe attivare in automatico il termoarredo. Vediamo se lo fa. Quindi avete capito, abbiamo tanto fotovoltaico, tanto margine, ed effettivamente la batteria sta andando oltre il termine che gli ho dato io, che è 50,4. Vedete? Si è attivato. Eccolo qua. 701 watt di termoarredo. Tutto come nelle previsioni. Ed è giusto, perché ho 3000 watt, quasi 3000 watt di margine. Adesso 251 contro 881, vedete? I carichi mi sono arrivati a 800, perfetto, perfetto. La batteria è 50,2, quindi ha già... Eccola. Perché ha fatto così? Perché era troppo presto. Effettivamente è troppo presto. Nel senso che lui sta dicendo, ok, ma quegli 881 watt di carico minimo mi fanno andare giù la batteria così tanto che non ho margine. Quindi adesso c'è un mini on-off, perché non è proprio il momento giusto. Però vedete che fra qualche minuto ricomincerà così. Però non è quello che voglio... È una forzatura in questo caso. Preferisco adesso caricare la macchina elettrica, poi una volta che è caricata, giustamente la batteria. Diciamo che 50,4 è giusto. Ecco, qui siamo andati di 58. Sono tutte cose che si possono perfezionare. Si può aggiungere un'altra opzione che dice, ok, però non so, il consumo dei carichi deve essere molto basso, oppure la produzione fotovoltaica deve essere per esempio 3000 watt, quindi mando veramente vantaggio. Sono tutte cose che si possono ripetere. Vediamo adesso la batteria, vedete che è appena più alta. Si dovrebbe attivare il termoarredo, però nel contempo adesso il fotovoltaico si è alzato rispetto a prima, che era poco poco poco. Quindi si tratta di trovare, eccolo, è partito. Vediamo quanto si abbassa la tensione della batteria. 283 non è malissimo, potrebbe anche farcela. Vediamo, 310 è aumentata, e quindi la batteria è 58, quindi secondo me questa è una condizione stabile. Però vedete, fa tutto in automatico, io non ho fatto niente se non scollegare la macchina elettrica. Se la macchina elettrica la riattacco, ok, adesso se dovessi riattaccare la macchina elettrica, ripresa della carica, vediamo, ok, dovrebbe averla ripresa, andiamo nella app, fra poco si aggiorneranno, ok, consumo di carica 2,52, la batteria è già andata a 52, quindi già siamo sotto il livello minimo che posso dare, ed è anche giusto, perché vedete, c'è una differenza di circa 600 watt che non giustifica l'utilizzo del termoarredo, e vedete che fra poco si spegne. Meglio la macchina elettrica. Eccolo, si è spento. Giusto, tutto perfettamente corretto. Una super evoluzione potrebbe essere anche quella, non so se è fattibile, se ne vale la pena, però potrebbe essere quella di integrare tutti i dati anche con il meteo, perché ci sono delle applicazioni che ti dicono la previsione in meteo in funzione dei watt ora metro quadrato, quindi quanti watt più o meno andranno a
si potranno raccogliere per metro quadrato sull'impianto, quindi ti dice essenzialmente domani quanto sole c'è. Se fosse così si potrebbe mettere anche una condizione, gli avevo un po', avevo chiesto se era possibile, perché è quello che faccio io, di dire oggi magari arrivo al pelo con la batteria, la scarico tutto, tanto domani c'è sole. Invece in altri casi potrei dire oggi però con la batteria, anche se ne ho, non la scarico di notte, cerco di non scaricarla di notte perché si potrebbe il termoreddito collegare anche di notte, la stufetta di notte, perché domani so che è brutto il tempo. È quello che faccio io, quindi l'idea è fare in automatico quello che poi fa l'uomo. E boh, poi magari in futuro ci sarà l'intelligenza artificiale, non lo so, che farà queste cose a posto nostro e sarà lei ad attivare le scene, a modificare le scene oppure ad attivare i vari componenti. Però vedete che c'è comunque bisogno per ora di un hardware che fa queste cose, e l'hardware potrebbe essere questo. Quindi nuova evoluzione, non pensavo di chiudere ormai i miei video sul fotovoltaico, in realtà non si chiude mai, c'è sempre qualcosa in più, senza essere ripetitivi, perché secondo me la cosa peggiore nei video soprattutto di questo tipo è quello di ripetere sempre alla fine le stesse cose. Io spero che si capisca che quello che voglio fare io è sì ripetere, ma in realtà è un aggiornamento, far capire come lavora. Vedete che c'è sempre, ogni volta c'è qualcosa di nuovo, se c'è qualcosa di nuovo lo porto, se c'è qualcosa di non nuovo, per fare visualizzazioni, iscritti, a me non interessa perché non porta niente a nessuno, neanche a me. È tempo buttato. Se devo dire 100 volte come funziona un off-grid, magari sì, ogni tanto vale la pena di farlo, però piuttosto andate a vedere i vecchi video. Penso comunque di fare varie ricapitolazioni su questo tema. Prossimi video, soprattutto anche sulle biciclette, se riesco oggi ne faccio uno, se no in settimana sto finendo il telaio della nuova, quindi a chi interessa quell'altro argomento non disiscrivetevi, tanto comunque io cercherò di portare un po' tutto. Dalle galline di casa mia, ciao a tutti!